Cicotella? La dice il nome e cognome? Sì. Cicotella Eleghino, nata a Tollo il 13 maggio del 1924. Cosa si ricorda di Tollo, della sua giovinezza? Di Tollo io mi ricordo tutto, però peccato che già era la scuola, capite? Per la scuola niente, poi sono parati lì a coccia, a fermarmi, però alla scuola niente. A poco, alla guerra, l'esperto, lo soldato si è partito a 19 anni, prima la guerra. Dopo la guerra sono già arrivato un soldato, al 46, sto già da Cuneo. Là sono fatti i servizi pure di prima mutazione della Repubblica. Stava a Cuneo. La vita mi sono fatti 3 mesi di carro là e da soldati, per dire della buona fortuna, stavo lieutenante. Ha detto che mi è stata alla Lombarra aiutare, e mi ha detto 3 voti, che se sente, alza se la, mi ha detto 2 voti, alza le mani giù, ma cascata in mezzo così. E gli saranno 7-8 di dopo, dico, e a parte che se pure vuole fare una bugia, ci stiamo in paesare, già mal che sbaglia, faccio una voce. A Tollo non mi poteva rendere. Quante sono fatti 3 mesi di gara là dentro, lo maresciallo della cucina, della messa speciale, io avevo napoletano. A mezzogiorno mangiavo, avevano arance, saltavano l'origine, e al capo ufficiale del mercato, gli ha portato tutta la prigione. Quelli che ha trovato voi. A come le 4:30, alle 5 io devo andare alla mezza, invece io, e quelli qua l'ha fatti chiamare, ha fatto un riunione e dice, quando lei viene alla mezza? Bevo un capimorto, tu guardi mi viene a cacciare. Che lì tre paesi sono lì, come ho a riflettere, ma fa un casino. E quella è una regina. Fatti 15 e 15, 45 giorni per adesso. Quando voi partivate da Tollo per andare a fare il militare, cosa vi dicevano le famiglie? Cosa si... La vita da militare, beh, passate così. Però sono passate nere. Nere, io sono stato alla fronte qua, a novembre, tra Acche e Cerreto. Al piano di Cerreti, sono fatte 6 mesi. Poi sono stato alla fronte vera e propria. Io di San Cadegna sono già salvato la vita. Lui ce l'ha mai lasciata. L'impombo casca di fila qua. Ogni tempo di terra che veniva sopra, notte per notte, sono stati 3 mesi qua alla fronte. 3 mesi, vengono io. Poi le 3:30 li sono mi fitte da là, però stavamo sempre anche come bombe, arrivavi qua, e che là tu li mortali, saltevi, capito? Ma là arrivavi le bombe. Quale storia si ricorda di questo periodo al fronte? Una storia che si ricorda che gli è rimasto più impressa? Più impressa, che un braccio di quasi a caricare le monte, ma che è una parola a caricare sopra lì, a cucina, quanti caricavamo? Caricavamo 30, 40, 50 morte, sopra un cane, ma che è mica pazzia, perché la notte a che là succedeva casa mia, dallo mare, per fino a Cassino, non partevamo dalle case con le cavaliere e andavamo allo fronte. Prima di 2 non potevamo cominciare, vedi? Alle 2, alle 4, alle 5, basta, 3 ore di fatica. Dopo di quella partevano fuori, da là fino a Cassino,
non ne vedevi altro, solo fuoco questa parte. Durevo e d'ore, dico Dio. Che mi dico? Quando la mattina, doveva finire le morti, è parecchie delle morte che chiappavano da migliaia di ricordi, questi colla qua, le portavo alla cosa, non ci mette racchiti. Ma se quando ce ne stavano morti sopra terra. Quanti anni aveva? Automaticamente la mia guancia aveva. Quanti anni aveva lei quando... 19 anni. 43, 19 anni. E invece quando è finita la guerra lei che lavorava? Sono partito al 46, allora avevo 22 anni, al 46. Siete tornati qui a Tollo? No, io quando no, quando sono venuto a Ginna, a giugno, quindi a giugno, a giugno. E ha cominciato a lavorare? Alle 13, che io ne sono andato di giugno, non appena che arrivate, sta gamma ai altri. Le prime che venute dell'inglese che tratta la carota che le tedesche sono io, sono arrivato e mi verso loro l'intorno e sono camminato la notte, ma a posto sono dovuto fermare perché non sapevo tu mettere le vite, capite? E ci siamo ancora le campanate, quindi non avevo faccia attraversare la strada e per la strada sì, perché ho avuto delle camminate le macchine, mi dice. Ma se c'aveva l'accorciatoio, tu non potevi fare, perché è un rischio, capito? E poi noi già saremmo prati che gli mettano le mine che le tedesche, capito? C'erano fatte certe trombe, dei propri di mine, e capivi sempre dallo mare, e seguiva la montagna. Cioè, poi quando è tornato a Tollo ha cominciato a lavorare? Sì. Quando è finita la guerra ha cominciato a lavorare? Quando siamo finita la guerra è perché si è venuto come fa? E che lavoro facevate? Un contadino invece, tutto il vecchio contadino, invece a Pamore. Io lavoro ancora alla campagna, faccio 6-7 luglioni perché io venivo a Neapolo, se la moglie mi sento bene. E che ho fatto l'anno mi sono tolto, mi sono rotto l'anno, capite? E te caso c'era, ma il professore che ti ha fatto, e ti ma la vedo cascata? No, mamma, quella è una cascata, tuo padre, e quella si è rotta già. E ti arriva una certa età, 93 anni, che mi trovo? Ai giovani di oggi, lei che gli vuole dire ai giovani di oggi, lei che ancora coltiva la terra, che no, si sente di no, dire? Praticamente ci vorrebbero un po' di punture, di calci, di cose, di cicaiute, io non so fatte mai le punture, sono tu. Tu professore che mi stava a ragionare, ha detto non pregare, quelle. Si è rotto prima la cosa, poi è caduto. Ha cominciato a girare, è caduto. Ma non perché sennò si mantiene già, ci stiamo mantenendo un po' di soffio. Appena sono morte, è impazzito. Invece ma... lei che cosa si sente di dire ai giovani di oggi che vogliono lavorare? Come, è diverso da come eravate giovani voi? Mi hanno notato il giorno. Perché parte prima di trovare un lavoro per lavorare, ma chi c'è un lavoro? Non potevi trovare, dici io i miei trovi e quando ne andiamo di grande, capito? Non si può fare. Tu puoi fare il lavoro che si fa alla campagna. E qualunque altro che ci fa, ti devi imparare, perché se uno fa contadinanza fa così. Serve a zappare, serve a puntare, che puntare, serve. No, sono il lavoro della campagna, lì ti fa. Sono fatto 12 anni romano qua e quelli che mi dicevano un maestro facevo se quello serviva la Madonna io potevo lo prendere. Quindi sono tutti lavori che tu non puoi fare che chiedono un lavoro. L'impiegato è un'altra cosa, se quello fanno l'impiegato non mette a zappare nel mistero su come fare. Io sono provato le cose e sono fatto un contadino, tutto lo faccio un contadino. E invece Tollo com'è cambiato oggi? Come si vive? Allora, il 100% è cambiato. Che si fa? Di tutto, perché Tollo
c'avere l'ingresso fuori, capito? Sono sastrati, si vede proprio attorno, perché sotto alla strada che si è fatto a piedi, viveva le campagne, eccetera. L'entrata nel paese sono questo, quindi la voglia greca, un sogno, questo è stato sempre, andava ormai. Alla stazione però non a collegare lì, ricordavese, ottimo la strada, perché insomma non si venuti mai la strada. La strada abbracciata a cui passai solo che le carre, ma l'inverno non poteva entrare per le strade, non poteva passare perché passava le carre. E ci stiamo le acque e passiamo su e sopra. Poi alla strada senza problemi. Capite? È tutto differente. Ha passato la strada e la campana. Si muoveva qualche dubbio, in bene. Ma a cucire si portava in gola. C'è quelli che carriano. E come cambiati, mo cambiati il 100%. Però la vita invece la gioventù, beh, non va bene, ma come ne va bene? Se io tenevo 30 anni, 20, 22 e 28 anni, quando sono via da lavoro, già avevo una lira in tasca. Sono fatto un vestito, ma l'hanno date a 2 o 3 anni di base, l'hanno passato 4 anni, 5 anni per pagare. Ma come si fa? Quindi non è facile da fare questi di cosa a casa. E tutti gli faccio tutt'altro. E il giovane, voi da giovani che facevate qui a Tollo? Dai, alla giovani, quando si volevano divertire? Fino adesso faccio il contadino. No, quando vi volevate divertire, che facevate? Si faceva? Le case, che facevi? Lo paio si diceva. Allora, la frazione, noi siamo la frazione, con le cavaliere, parecchie case, diverse mezzi, San Ballino, non trovo certo. Questo è un divertimento, come gruppi di amicizio si fa chiudere allora che adesso, perché adesso tutti li frega di me, i miei primi no, facciamo la sera, ma da voi certe volte ci passi, che frega faccia là, friamo le patate, friamo le cose, facciamo una cosa di gruppo, invece mo facciamo una cosa grossa, però nella solo per preparare, invece subito solo pagavano. Io avevo quelli che ci mancava allora, ci mancava gli investimenti che non erano risolvi, perché le famiglie sarebbero più. Non siamo molti figli. Mio padre, 5 uomini e 3 femmine, 2 mogli. Io va. E siamo più tutti figli. Però tenevo 4 stanze di casa, io quando sono via della voglia, 4 stanze. Anche lì, 4 stanze ci sono sposati in due radini. L'altro fratello gli ha dato una camerata lo socio, e se ne chiedono quella l'altra camerata, sono rifitti noi, uno, arriva, sono messo a comodità. Mo tenevo un palazzo a Pedone, non a casa, un palazzo. Io sono a casa 600 metri, 3 piani, 200 metri, un mio piano. Complimenti. Sono comprato il sito, a 27 anni mio figlio ha trovato la casa, fatta. 17 anni dormiva a fianco a me. E dopo 10 anni sono comprato il sito e durante i 10 anni sono fatto la casa. Sono comprato il sito e sono riuscito a fare la casa. 4 stanze ce le avete trovate e 3 per 6 fa 18 e 4 quante fa 22. Complimenti. Si vede? Non è che ti dice un figlio. No. Cioè, mio figlio fa, ma ci consiglia su come una questa cicotella d'ante. Si fa poveri, veramente, a tutti quanti mi dice. Sono fatto troppo. Ma la sua vita è stata una vita piena. È stata una vita un po' sacrificata. Beh, un divertimento. Sono piatti, però oggi se le vuoi sono la possibilità. E io mi strelli pure le vie, chi te le fa fai, che me le fa mai. Io posso vai alla campagna, mi spesso le campagne.
ti metto a sabato, ti ne un pensiero, capite? Ti ne una cappella là, non fuori figli, ci sono senza fare, fila, zappati, capito? Mi sono resa da lì sì. Alle 8 la sera sorridi, la mattina sorridi, però alle 8 sorridi la sera, non so fatto lo fuori figli. Quanti anni ha lei? Sono fatto il 94 anni con me. Complimenti. Grazie.